con Nicolò Fabi. Ciao Ciao, Nicolò. ciao. Allora, è un nuovo singolo in uscita che si chiama Aliante, ce ne vuoi parlare? Ma Aliante è una canzone che fa parte di un disco che si chiama Solo un uomo. Forse rappresenta la parte più collettiva che è presente in questo disco. È più densa di collaborazioni. Già le parole sono state scritte da un altro cantatore, si chiama Pino Marino. L'arrangiamento è abbastanza corale, quindi ci sono degli interventi di Enrico Gabrielli, di Mariposa e Calibro 35, di Andrea Di Cesare, Fabio Rondanini. È un luogo dove fare incontrare diversi musicisti, è una canzone che parla di amicizie. Diciamo, è stato un disco come una comune, hanno partecipato tantissime persone. In due momenti separati, c'è stata una prima parte che è stata più vissuta in solitudine. Ma non per un fatto ideologico, semplicemente perché ho davvero il gusto di stare nella mia bottega di falegnameria e suonare e chiarirmi le idee su quello che è il sound che vorrei riuscire a ottenere, a scegliere le parole giuste da dire, le melodie. Una volta che questa architettura è abbastanza definita, allora c'è la seconda parte, quella in cui grazie alla tecnologia, porti il tuo hard disk nelle case degli amici che stimi, fai aggiungere una firma al tuo libro. Ma hai accennato a una bottega di falegnameria, ce n'è, che cos'è? Ah, è semplicemente un laboratorio, ma non so se le persone hanno idea precisa dove viene registrata la musica che ascoltano nei dischi, non sempre, non più. O non solo in quegli studi di registrazione con i vetri attraverso i quali gli ingegneri del suono danno il segnale di on a chi suona, piuttosto che con distributori di caffè e signorine ben vestite all'ingresso. La musica si fa in retrobottega, in cantine, in stanze dove la tecnologia moderna ti consente di mettere i tuoi strumenti e di registrarli. Per questo assomiglia più a un luogo del lavoro e non semplicemente a un luogo dello studio di registrazione. Un posto un po' più caldo, insomma. Sì, beh, alcune proposte musicali hanno proprio bisogno di questo calore attorno, perché il luogo poi influenza tantissimo il modo in cui suoni. È vero che ci sono poi produzioni diverse, se non so, se devi registrare un'orchestra sinfonica non lo puoi fare certo nella bottega, hai bisogno proprio di un luogo fisicamente grande per poter ospitare tutti, o delle produzioni molto pop che hanno un sound che necessita di altre cose, ma la maggior parte dei dischi di adesso possono essere prodotti in piccoli luoghi. Tra poco inizierai un tour all'interno del quale andrai anche in alcune università per presentare il tuo progetto che porti avanti con la ONG Medici con l'Africa. Di che cosa si tratta? L'incontro con Medici con l'Africa Kuam risale a diversi mesi fa. In cui mi era stato chiesto da loro di partecipare a una campagna sociale che si chiama Mio Fratello Africano. Prima di fare questo gli ho chiesto che sarebbe stato più interessante fare un viaggio con loro in Uganda a vedere la realtà in cui operano, e quindi questo viaggio è stato fatto, abbiamo raccolto tutto in un documentario e il documentario adesso viene trasmesso attraverso alcuni incontri che facciamo nelle università il pomeriggio precedente al concerto che abbiamo la sera. Quindi è un modo per fare un doppio tour, uno musicale e uno parallelo che racconta un'altra storia, che è la storia di questi medici con l'Africa. Che cosa ricordi della tua esperienza in Africa? Ma dovendo scegliere una cosa, sicuramente le scelte dietro le persone occidentali che ho visto lavorare in quei luoghi, le scelte di chi, vivendo in un paese privilegiato e con una vita già alle spalle, ha deciso un bel giorno di interromperlo, di dare una pausa a questa sua vita e fare un'esperienza diversa, rinunciare a quegli agi per andare un po' lontano da quello che viene considerato il centro produttivo di questo mondo e andare a dare un senso diverso alla propria esistenza. Quelle vite, quelle scelte, quelle storie sono le prime cose che mi colpiscono quando vado lì, ancor prima della potenza del luogo. Tu hai detto che Solo un uomo è un disco che parla anche dell'origine comune di tutti gli esseri umani. Pensi che possa essere un messaggio universale anche per la società in cui stiamo vivendo? Non so se il messaggio è la parola giusta, che è una parola che non mi
piace tantissimo. Però il concetto sì, è assolutamente quello, fin troppo banale, insomma, che abbiamo un'origine comune, è come dire che questo è un colore nero, mi sembra una consuetudine che dobbiamo assolutamente tenere come data per esistente, e quindi questo è semplicemente un disco che racconta un po' di storie di questi esseri umani. Grazie mille per essere stato con noi. Di che? Grazie a voi.